tasse, quindi vogliamo i nostri diritti. Io sono venuta qui a nome dei disabili della provincia di Cosenza che ho contattato. Noi vogliamo sapere, questi soldi voi li avete? Stiamo cercando insieme al direttore De Marco di risolvere delle serissime criticità che abbiamo ereditato dalla gestione precedente. Abbiamo ripercorso un iter che più volte è stato oggetto di chiarimento. Il bando delle case accessibili, peraltro un bando particolarmente sensibile in quanto rivolto a categorie particolarmente svantaggiate per abbattimenti di barriere architettoniche nelle case dei disabili, era un bando del 2011 che ha avuto diversi mesi, anni per il suo completamento, che ha avuto alcuni elementi di criticità di cui abbiamo dovuto prendere atto con la nuova amministrazione, dovuta ad alcuni errori che erano stati, ahimè, contenuti all'interno del bando. Nel bando erano stati contenuti alcuni errori che erano incompatibili con le procedure dei finanziamenti comunitari, essendo un programma finanziato con i finanziamenti comunitari, in cui veniva previsto che i beneficiari dell'intervento fossero i comuni e che a loro volta i comuni individuassero degli ulteriori beneficiari che erano i soggetti che proponevano i progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in cui le fatture dei lavori venivano intestate ai soggetti beneficiari e non tramite la stazione appaltante del comune che invece era destinatario dell'intervento. Questo elemento di contraddizione, a parte tutta una serie di problemi che abbiamo avuto con i comuni per l'acquisizione della documentazione che i comuni avevano omesso di mandare al momento della presentazione delle domande, ha impedito, per problemi proprio di natura tecnico-procedurale con i sistemi di monitoraggio della Comunità Europea, di poter procedere alla liquidazione delle istruttorie che erano state compiute. Questo ci ha portato nel corso di quest'anno a dover assumere la decisione di spostare questo intervento dai finanziamenti comunitari al PAC, al Piano di Azione di Coesione, che come è noto è alimentato con le economie dei fondi comunitari e non è un finanziamento comunitario ma è in parte regionale, in parte ministeriale. Questo ci consente di poter derogare a queste norme rigide della doppia intestazione comune beneficiario finale che sono imposte dalle normative comunitarie e ci sta consentendo di chiudere le istruttorie e procedere alla liquidazione. Lo spostamento sul PAC però ha, ahimè, una conseguenza non da poco, che come è noto, mentre i finanziamenti comunitari sono esentati dalle procedure del patto di stabilità, i finanziamenti del PAC non sono esentati dal patto di stabilità in quanto non finanziamenti comunitari. Questo ci impedisce concretamente di poter procedere alla liquidazione materiale dei finanziamenti ai comuni per i destinatari degli interventi fino al mese di dicembre, in quanto, come è noto, fino al 31 dicembre sono bloccate tutte le procedure del patto di stabilità. Quindi questo vuol dire che le procedure che noi comunque concluderemo entro dicembre potranno essere liquidate a partire dal mese di gennaio, quando verranno meno i vincoli del patto di stabilità del 2016, del 2015, e passeremo invece alla gestione del patto di stabilità del 2016. Ovviamente, consapevoli della continuità amministrativa, abbiamo chiesto scusa ai beneficiari per i problemi a cui li abbiamo esposti, dovuti a errori procedurali della precedente amministrazione. Ci siamo detti mortificati per i disagi a cui i soggetti sono stati esposti, soprattutto trattandosi di soggetti deboli, ma questo era l'unico modo per risolvere una situazione che altrimenti avrebbe portato alla impossibilità della liquidazione dei finanziamenti per le case accessibili ai disabili e alle famiglie che hanno disabili al loro interno. Noi come disabili della Calabria abbiamo dovuto fare un mutuo, quindi i miei genitori hanno fatto un mutuo per pagare la ditta, ma non siamo riusciti a pagare l'intera cifra perché in base, come si sa, a uno stipendio che uno percepisce viene finanziata una cifra. Quindi noi ancora dobbiamo dare dei soldi, abbiamo dei debiti con la ditta. Ora che cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito tante parole, ma in concreto non sappiamo con certezza quando abbiamo questi soldi e se li avremo sicuri, perché loro ci hanno detto che sono stati sostituiti, sono stati cambiati, insomma, il modo di gestire questi soldi, solo che questi soldi ancora io non so se li avrò sicuro a gennaio, se li avrò sicuro a febbraio, se li avrò a marzo. Io mi rivolgo a chi rappresenta la Regione Calabria, che prende in mano veramente la situazione, perché è vergognoso tutto ciò. Noi siamo dei cittadini che paghiamo le tasse, ci sono veramente tantissimi disabili, sia giovani che anziani, che vivono veramente male e non vanno in giro a farsi le vacanze, ma sono rinchiusi in quattro mura.
È una di quelle questioni che purtroppo non è l'unica, che non si vede la fine perché c'è un errore grosso fatto proprio qui nella regione Calabria. No? È chiaro che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ora sembra che stiamo comunque arrivando ad una soluzione. È una soluzione difficile perché qui abbiamo persone con grave disabilità che stanno subendo questa cosa in modo pesante. Uno, perché le case in questo modo non sono state rese accessibili, altra perché hanno dovuto anticipare i fondi e non ci sono, per cui è una cosa pesante. Oggi sia l'assessore che Donino De Marco, il dirigente, hanno chiesto proprio scusa perché si rendono conto anche loro della pesantezza di questa cosa. Ora purtroppo, essendo a fine settembre, riandiamo anche a sbattere contro questo benedetto patto di stabilità che ogni anno e sappiamo che tutti i pagamenti in questo periodo sono bloccati dal patto di stabilità e non possono avvenire, però sembra che hanno comunque trovato una soluzione, per cui personalmente come presidente della Fisce Calabria ho chiesto che ci sia una cosa scritta, una garanzia da poter dare anche a chi aspetta soldi, in modo che magari se ci sono dei lavori da terminare che vengano terminati, perché comunque chiuso il patto di stabilità sembra che i soldi ci siano e verranno erogati, per cui potranno essere chiusi pure i debiti e certo poi ci sarà da guardare avanti, perché tutti questi fondi bloccati avranno anche degli interessi, la gente si è fatta anticipare i soldi dalle banche e allora lì vedremo cosa si potrà fare, ma sarà una cosa del dopo. Ho ricevuto una stretta di mano di una persona che percepisce milioni di euro insieme al sindaco del comune di Scigliano, insieme all'ingegnere che mi ha spiegato la pratica, insieme al genitore.